Hit the road, Jack. Don't you come back. Ne vai! Ora! Patate alto! Giovane Giovanni. King Kong. E tu? Che io? Il mio nome sta scritto sul registro. E di chi manca? E sai chi sono? Smile without a reason why. Love as if you were a child. L'associazione L'Amico Charlie è un'associazione onlus ed è a Palermo. Rispetto agli altri centri che sono in Italia, il centro di Palermo cosa offre? Il centro di Palermo intanto si occupa di prevenzione primaria e secondaria, per cui anticipazione di situazioni di rischio e gestione di situazioni di rischio. Ci occupiamo di disagio giovanile a 360 gradi e offriamo ai ragazzi una serie di servizi assolutamente gratuiti. Oggi fare i genitori è sempre più difficile. Cosa fate materialmente per aiutarli in questo percorso? I ragazzi usano lo spazio dell'Amico Charlie per socializzare e attraverso la presenza degli operatori tutti qualificati, si favorisce la socializzazione sia orizzontale, quindi fra i ragazzi di pari età, ma anche verticale, quindi fra gli operatori e i ragazzi. L'Amico Charlie si avvale quindi dell'ausilio di un'equipe di esperti? Sì. L'Amico Charlie si avvale di educatori, di psicologi, di pedagogisti e anche di insegnanti, perché ricordiamoci che il recupero scolastico è gestito da insegnanti qualificati. A chi si rivolge? Si rivolge a minori dagli 11 fino ai 18-19 anni e poi si rivolge anche ovviamente alle loro famiglie, ma anche agli esperti del settore, quindi parliamo di formatori, parliamo di docenti, parliamo di dirigenti scolastici, di altri psicologi, psicoterapeuti comunque che lavorano in questo settore con l'adolescenza. Roberto, quali sono i laboratori che offrite ai ragazzi? Allora, noi abbiamo diversi laboratori, abbiamo dei laboratori che vengono svolti qui presso il centro, sono il laboratorio di recupero scolastico, durante il quale aiutiamo i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori a superare le difficoltà che incontrano a scuola e che incontrano nello svolgimento dei compiti. E poi abbiamo un laboratorio teatrale, attiveremo a breve un laboratorio di musica. Poi abbiamo dei laboratori che si svolgono all'esterno del centro. Tra le attività del mare anche il laboratorio di vela, che partirà presumibilmente dalla Marina di Villa Igea. Oltre questo abbiamo un altro laboratorio che diciamo è il laboratorio preferito dei ragazzi, cioè il laboratorio di calcetto, che si svolgerà presso un campo messo a nostra disposizione nella zona di Borgo Nuovo. Cristiana, come arrivano materialmente i ragazzi qui da voi? Allora, il modo più efficace è certamente il tantan fra di loro, il passaparola tra i ragazzi. Poi ovviamente i ragazzi arrivano perché vengono inviati dai servizi con i quali noi collaboriamo in rete, per cui la neuropsichiatria infantile, le scuole, ma anche le famiglie. Il counseling qui è rivolto soltanto ai genitori o anche ai ragazzi? No, il counseling è rivolto anche ai ragazzi, abbiamo proprio uno sportello di ascolto per loro, sempre sia per ragazzi che frequentano il centro, ma anche per ragazzi che non frequentano il centro. Roberto, chi volesse aiutarvi cosa può fare? Allora, noi accettiamo delle donazioni in denaro che possono essere versate sul nostro conto corrente, accettiamo il versamento del 5 per 1000 oppure ed è molto gradito, accettiamo delle donazioni materiali. Sentito? Thank you.
Cogliete l'attimo, ragazzi.